avere qualche indizio da voi, chi potrebbero essere i due imprenditori dell'anno? Nessuno lo sa, vabbè, loro lo diciamo noi. Con l'imprenditore giovane, quello che vince il premio dei giovani imprenditori. Sì, i due imprenditori dell'anno, però vorrei chiamare più vicino al presidente, Sicchetti, Filippo Sicchetti. Ecco, per la premiazione. Chiamiamo adesso Ezio De Santis. Allora Ezio De Santis ha iniziato l'attività nel settore metalmeccanico iniziando da zero e ha realizzato una moderna e efficiente torneria automatica che è diventata un modello e che ha prodotto grande occupazione nella Vallata, e quindi è un vanto per la Vallata. Auguri e complimenti. Allora, siamo arrivati all'ultimo premio, che è il premio dell'imprenditore dell'anno, e siamo arrivati al punto di partenza di questa nostra serata, perché l'imprenditore dell'anno è Ercole Cordivari. Il super imprenditore. Buonasera. La sua attività come bracciante agricolo, 18enne, emigrante in Svizzera, e poi dal 72 è ritornato e ha realizzato tanto un'impresa artigiana, la Cordivari Ercole, che produce serbatoi di prima raccolta, e poi piano piano ha accresciuto la sua azienda trasformandola in un'azienda leader importante, e quindi giustamente lei è un po' il simbolo di questa vallata, del successo, delle capacità di lavoro della gente del Pomano. Ma diciamo che grazie a quell'esperienza, ritornando in Italia, avendo appreso alcune tecniche costruttive lavorando fuori confine, sono riuscito a riportare quella cosa che aveva appreso, che aveva imparato, e riportandolo nella terra dove, in cui sono nato e dove oggi vivo onestamente con i miei dipendenti. A premiare la dottoressa Tiziana D'Onofrio. Stappando una bottiglia, perché no? Claro che sì, ci facciamo la fotografia, l'ultima, ecco qui, insieme alla dottoressa, insieme a tutti gli organizzatori. Vediamo tutti quanti gli organizzatori. Sacchetti, Sicchetti, eccolo qua.
101, è già andato a casa? Eh? Non volete eccola qua la signora, come si chiama lei signora? Mary. Signora Mary, ha vinto questa bella ceramica, aiutiamo a portarla a casa e complimenti. Buonasera. Buonasera. Proseguiamo con il numero 55 giallo. Chi ha il numero 55 giallo? Quel signore là. Eccolo. C'è lei, no? Vedo un bigliettino giallo. Chi ha il 55? Ecco, ecco. Bravo. Cosa vince lui? Una bella collana di Cognola. Ma vuol vincere anche una fotografia con te, però. Anche la foto. Meglio la foto. Signore che deve avere una cognola. Però la fotografia l'ha vinta. Complimenti. No, 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 questo qui è giallo, vede? Perfetto. Andiamo avanti. Ecco, adesso abbiamo il biglietto bianco. Tutte le persone che hanno in mano il bigliettino bianco devono fare attenzione perché vince il numero 39. Il 39. Chi ha il 39? Cosa vince il numero 39? Qui dipende anche dal regalo, eh? È un piccolo brillantino da mettere al collo. Eh? Eccolo qua. Numero 39 bianco. Se non c'è, lo tengo io, eh? Arriva, 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 ecco qua, controlliamo che il biglietto sia quello giusto, è proprio quello giusto e ha vinto per brillante, complimenti. Ecco, proseguiamo con il 61 giallo, 61 già, il 61 giallo cosa vince? Un bel cronografo subacqueo, eccolo qua. Orologio sveglia, no, è un orologio, sempre un cronografo, guardate, sector, un sector, il 46 rosa, un sector, orologio sector, cronografo, molto bello, è il più bello, sono tutti belli questi regali, però diciamo che questo è il primo, in assoluto, un anello con il brillante incastonato, solitario. 55 azzurro, chi ce l'ha? Il 5 5 azzurro, scusate, lo 05. Musica.